Cari amici rossoneri, continuano le Q&A del Milan con Star Casino Sport e finalmente posso svelarvi chi è qui con noi oggi. Benvenuto Rafa, ciao. Grazie. Rafa Leão, come stai? Tutto bene, tu? Sono molto contento di chiacchierare con te perché quando abbiamo avuto modo anche di fare qualcosa in radio ho sempre parlato molto di musica con te e quindi siccome vado meglio sulla musica mi fa molto piacere. Partiamo da lì, come va la musica che è una tua grande passione? La seconda passione, sì sì. No, va bene, c'è tanto streams, Spotify, anche YouTube, anche. Sì, ma penso che va bene, non aspettavo tante persone che mi hanno aiutato, mi hanno detto che anche hanno piaciuto. Bello. Sai che di solito io, stando sempre con gli artisti, vedo che gli artisti sono sempre su Spotify o su YouTube a vedere come vanno le loro cose. È bello pensare che anche tu, che ogni tanto nei tuoi ritagli di tempo, sì, oltre sì, che guardare partite, no? Sei anche, sì, 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 sei anche lì a vedere come va la musica. Okay. Quando è nata questa passione? Immagino che tu abbia sempre giocato a calcio. Sì, sì. Anche mio papà prima era cantante. Ah, ok. Quindi lo guardavo un po', ma la prima passione è stata sempre calcio. Il rapporto che hai con tuo papà è molto bello, no? Sì, sì, è una delle persone più importanti della mia vita, sì. E dov'è nata quell'esultanza che fai con il telefono? Perché lui, quando io giocavo da Sporting, lui, io non ho passato fome, no? Ma noi avevamo qualche difficoltà e lui è andato per Angola, okay, a lavorare. Io rimanevo con la mia mamma e come lui non poteva vedere i miei giochi così in televisione, e quando lui mi chiamava io gli dicevo: quando Marco faccio così, telefono per te. Okay. E è cominciato di là, sì. Cosa ti dice delle tue partite? Entra anche su un giudizio tecnico o è sempre un giudizio affettuoso da padre? Ah no, lui mi dice: cerca sempre di fare il tuo meglio, di aiutare la squadra, dai il tuo massimo e di sfruttare, perché è divertirsi. Certo. La figura di padre in questo Milan, dove ci sono tanti ragazzi giovani come te, io la associo anche alla figura di Pioli, di Mister Pioli, che è un po' un padre, no? Sì, sì, sì. Per sì, tutti voi. Sì. E poi anche alla figura di Ibra, che per qualcuno è un padre, per esempio voi avete un rapporto che sicuramente è speciale. Sì, sì. Partiamo prima dal mister. Sì. Lo vivi un po' come una figura anche paterna? Sì, sì, chiaro. Come dico sempre, quando vado in conferenza o dopo la partita che devo parlare, dico sempre, perché personalmente per me lui è una grande persona, mi aiuta sempre, c'è una personalità, una mentalità forte, che anche io lo so che anche allenamento, partita, sono un po' slegato e lui cerca sempre di chiedere di più di me, quindi penso che è una persona molto importante per me qua a Milano. Invece Ibra in qualche modo è un padre per una questione anagrafica e poi fin da subito voi avete avuto un rapporto speciale, mi viene da dire. Ma perché è nato questo rapporto speciale secondo te con Ibra? No, Ibra c'è un'età di padre, ma vedo lui come un fratello maggiore che cerca sempre di fare vedere quello che dobbiamo fare, perché lui c'è tanta esperienza, ha vinto tante cose importanti, quindi per noi, anche per me, per noi, per tutti, siamo orgogliosi di tenere lui nella squadra, e quindi cerchiamo sempre di fare quello che lui fa dentro e fuori di campo anche. I grandi giocatori ti insegnano qualcosa in campo, come dici tu, e poi ti insegnano anche qualcosa fuori dal campo. Quali sono secondo te le cose che Ibra ti ha insegnato, la cosa più importante che ti ha insegnato in campo e una cosa importante che ti ha insegnato invece fuori dal campo? Penso che sia solo una cosa,
sempre fora e è la stessa cosa fuori dentro il campo, è la mentalità. Mentalità. Mentalità, sì. Perché lui c'è una mentalità molto forte, perché penso che il calcio c'è un momento che va bene e c'è altri momenti che non va bene, quindi se tu c'è la mentalità forte puoi fare le cose grandissime. E forse puoi tenere anche le pressioni, che credo sia difficile comunque, sì, sì. Per tutti e soprattutto per un ragazzo giovane. Tu come te la cavi con le pressioni? Perché tra l'altro tu sei uno, sì, che hai delle qualità talmente importanti, sì, sì, che uno si aspetta sempre di più, sì, sì, delle cose enormi, no, da te. Io penso sempre che è una pressione, una buona pressione, ma anche devo sapere che gioco a Milano, è un club grande, devo sapere che quando non facciamo le cose certe, loro chiedono. Ma io per me vado in campo e cerco sempre di pensare che è una pressione buona, che loro chiedono di me, perché lo sa cosa posso fare dentro del campo. Certo. E adesso sì, giochi al Milan, hai sempre giocato a calcio, lo dicevamo prima. Quando è stato però il momento in cui da ragazzino hai capito che questo qua poteva diventare il tuo lavoro? Perché poi tutti giocano, sì, tanti sono bravi, pochissimi vanno poi a fare i professionisti, no? Bella domanda. Giocavo sempre con amici vicino a casa mia e loro sempre mi dicono no, Leon gioca bene, penso che può arrivare. E dopo che una persona portoghese mi ha visto giocare e lui mi ha portato a un club di là, a Mora, e io sono stato là una settimana e dopo sono andato subito a Sporting. E quando ho arrivato di là c'era anche gli altri ragazzini, io ho andato di là a fare i test e dopo penso che c'era 30, ma penso tanti ragazzini. Okay. E io ho fatto i test e loro mi hanno detto che volevano firmare con me e penso che da lì sì, penso che quello. E te la ricordi quell'emozione lì? Sì, anche il test ho fatto dentro lo stadio del Sporting. E con mio papà, il viaggio. Sì, è stato emozionante per me. Ci credo, sì, ci credo. Ma quando dicevano Leão è forte, ma perché? Quali erano le cose più forti che avevi? Eri già veloce? Cioè, che cos'è che colpiva secondo te? Sì, sì, la velocità. Eri già veloce? Sì, sì, sì. E anche più grande degli altri, sì. Ah, fisicamente? Sì, 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 sì. Perché anche mio papà, la mia famiglia con tutta, loro sono alti, sì. Che ti piaceva di giocatore in quel momento lì? Quando eri ragazzino, quando iniziavi a giocare a calcio, sai che per strada anche uno imita i giocatori forti. Già professionisti, no? Io era... mi piaceva anche Ronaldinho. Ronaldinho? Sì, Ronaldinho. Sì, sì. Eccezionale. Sì, 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 eccezionale. Era un giocatore. E invece, tornando alla musica, in quegli anni lì, chi è che ti piaceva? Chi erano i tuoi cantanti preferiti? Guardavo anche, ascoltavo anche Michael Jackson, okay. 50 Cent. Eminem. Quindi già il rap. Già sì, il rap. Sì, 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 sì. Adesso invece cosa ascolti? Cosa stai ascoltando su Spotify in questo periodo? Ah, ascolto di tutto. Reggaeton, trap, hip hop. Ascolto di tutto, sì. Quando sei meno rock. Quando sei sul pullman per andare allo stadio, hai una cuffia tua? Sì, sempre. E cosa ti metti? Ma no, metto sempre trap. Italiana o...? Tutte e due, sì. Capo, sì, sì. Capo Plaza? Sì, 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 sì. Ah, ok, ok. La usi anche la musica per i momenti un po' più difficili? Perché quello che uno non capisce spesso è che, come hai detto tu prima, il calcio è come la vita. Hai momenti dove tutto funziona e poi dei momenti anche dove è più difficile. Mm-mm. La usi anche lì la musica o solo per caricarti? No, penso che la musica è stata la mia compagnia. Perché io prima di venire qua a Milano sono stato a Francia
E sì, qualche volta anche mio papà e mia mamma andavano di là, ma io ero sempre da solo. Quando voleva parlare con mia mamma o vedere il suo omaggio e non c'era, mettevo la musica e ascoltavo, sì. Quali sono i tuoi sogni oggi? Perché tu hai già realizzato dei sogni, no? E sì. I bambini mettono i sogni nei cassetti, tu qualcuno l'hai realizzato di molto importante anche. Sì, sì, sì. Però sei anche giovanissimo, quindi immagino che tu ne abbia altri di sogni da realizzare. Giocare a Champions League, vincere scudetto col Milan. Importante. Sì. No, saranno felici anche i tifosi. Difficile, che tu... ma no, sì, nothing sì. is impossible, no? Sì, 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 è vero, quindi, è vero. Quindi è giusto così. Sei molto giovane e non so se è qualcosa a cui pensi o no, ma ti capita di pensare anche alla vita dopo il calcio? Già. No, ancora no. Penso che manca tanto, ma passa veloce. No, manca tantissimo, manca sì. tantissimo. Però sai, a volte da lì capisci già, poi no, anche da grande cosa vuoi fare, no? No, voglio stare vicino a calcio anche. Non so, magari a gente. Ma anche fare musica, sì. Io lì volevo arrivare, infatti, per quello ti avevo fatto questa domanda. È un tuo grande hobby? Pensi di continuare? Sì. Ma ascolteremo altre canzoni di Leão? Sì, sì, presto, presto. Ma li vedo sempre con hobby, non una cosa che seria, non una cosa seria, sì. Certo. Rafa, grazie per essere stato con certo. noi, per aver risposto a queste domande. In bocca al lupo per tutto. Grazie mille anche per te. Per il calcio e per la musica. Grazie.